Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con uh, tutto bene. TV è tornato a trovarci in studio. Per questo, lo ringraziamo il dottor Massimo Gentili, ricercatore indipendente che si occupa di nutrizione e metabolismo. Bentornato dottore, grazie mille. La precedente puntata di qualche settimana fa l'ha trovata ovviamente come tutte le altre dal febbraio 2016 ad oggi sul nostro canale YouTube, divise anche per argomenti. La scorsa puntata tra l'altro abbiamo parlato di antifragilità. Quindi, se ve la siete persa, andate a ricercarla perché vale veramente la pena. Oggi abbiamo deciso invece, eh, dottore, oltre che continuare a darci del tuo anche di ampliare un attimo il discorso e di andare a parlare di salute, perché di salute e di scienza ovviamente si parla tantissimo in questi ultimi ormai eh, due anni, però bisogna avere anche le idee chiare, quindi sì. quando si parla di salute la domanda è la salute che cosa? Ma allora eh, quello è quello il problema, <ride> la Grande salute problema. non è l'assenza di malattia, questa è la risposta che darebbe, non dico qualsiasi persona, ma quasi tutti, una non stimolo l'OMS, però una definizione che dà l'OMS di salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. È un concetto molto importante. È completo. Sì, perché io mi occupo di nutrizione e di metabolismo. Però posso dire che se devo lavorare sul metabolismo non posso farlo soltanto con la nutrizione. Mi serve uno stato di salute della persona. La persona, diciamo, deve recuperare il suo benessere, quello mentale, soprattutto quello sociale se l'ha perso. Quindi è inutile cercare di lavorare sul benessere di una persona soltanto su una cosa quando mancano, manca tutto il resto. Spesso noi ci concentriamo sull'integratore, sulla nutrizione, su queste cose qui e poi tralasciamo tutto il resto. Io vorrei fare un esempio su una persona che reputo in salute, anche questo non l'ho mai stimato, eh, però è però una persona molto conosciuta, quindi potrei nominarlo Veronesi. Veronesi è campato tanto, no giusto? E per me il suo segreto non è mai stato la nutrizione, è stato proprio questo: che lui era una persona veramente in salute perché fisicamente stava bene. Mi sembra che ogni volta che l'ho visto: una persona magra, sana, curava l'alimentazione e tutto il resto. Quindi, benessere fisico c'era, benessere mentale pure perché ha raggiunto i suoi obiettivi. Stava bene, ho visto, non faceva il lavoro che gli piaceva e gli dava anche il benessere sociale. Ha raggiunto un pochino tutte le cariche che poteva quindi anche quando noi vediamo delle persone che raggiungono certe età dobbiamo sempre aver presente che la salute è questo non è soltanto una cosa perché spesso dicono quella persona è arrivata a 100 anni 80 anni 85 in salute perché mangia in un certo modo non è soltanto l'alimentazione è la persona a livello completo a 360 gradi devi vedere anche a livello sociale, anche a livello mentale, come sta la persona? È, un, è una cosa che tutti noi dobbiamo maturare, sia a livello nutrizionale, diciamo, migliorare la nostra comprensione su come mangiare, ma poi anche a livello personale. Allora, diciamo che questo facciamo così un riferimento anche agli amici che ci seguono dalla Sardegna: ogni tanto ci sono queste notizie, le leggiamo, sono molto da social, tra virgolette. Quindi, il centenario o la centenaria che tutti i giorni beve una birra. Ecco. E chiaramente non sarà stato quello o comunque non solo quello il segreto della sua salute che mi pare di capire, essendo omnicomprensiva su questi aspetti, che corrisponde quasi, eh, correggimi pure, dottore, eh, ad una sorta di realizzare se stessi. Sì, però ecco per esempio quando si parla di centenari no? sì. o di persone che arrivano a venerande età, purtroppo abbiamo un difetto grave di cui ho parlato anche nell'altra puntata, che è quello della genetica. Noi cerchiamo il gene miracoloso che li fa vivere fino a quell'età, oppure l'alimento magico. E si fa sempre così. Invece se uno guarda veramente queste popolazioni, ad esempio no? quelle in Sardegna, uno vede che sono delle persone che vivono una vita semplice, in un contesto sociale forte, nel senso che tutti certo. si aiutano, stanno bene a livello sociale. E' questa la gran differenza che c'è, perché poi loro giustamente, perché fanno bene, si bevono il vino, la mattina fanno vino e panino col prosciutto, magari no, a colazione, poi si mangiano l'agnello, si mangiano il maialino, si mangiano formaggio dalla mattina alla sera e stanno in salute perché hanno un benessere alimentare e mentale. Poi si dà sempre il merito a qualche cibo strano, qualche cibo miracoloso. Quando se uno, ecco per esempio a me... L'invecchiamento è un argomento che ha sempre interessato. Se uno veramente va a ricercare l'alimento che accomuna tutte le persone longeve, tutti i popoli più longevi, ce n'è uno solo, il maiale, che è l'unico che non nominano mai. Ma io, come ti ho detto, non credo che sia un alimento soltanto, però è tutto l'insieme. Però ho detto il maiale perché se uno va veramente a vedere Okinawa, quando trovi qualcuno, ci sono dei popoli anche in Germania che un pochino più longevi, anche lì c'è un consumo di maiale maggiore rispetto alla media. A Okinawa, per esempio, il consumo del maiale è superiore rispetto a tutto il Giappone. In Sardegna c'è il maialino, lo conosciamo bene. Lo no, sappiamo. Poi, per esempio, sempre su questo discorso della, della genetica e del cibo, no? mi ricordo a Salerno, mi sembra, qualche anno fa, uscì ecco, una di queste notizie di cui hai parlato te, dove parlavano di un paese dove c'erano molti centenari. E c'era l'università, mi sembra, di Napoli, insieme all'università della California americana, che erano andati a studiare questi vecchietti. Allora, lessi la notizia sul giornale italiano e disse, fanno, questi signori fanno molto movimento, mangiano bene e sono arrivati a questa età, perché dicevano, facevano escursioni in montagna, eccetera, eccetera. Poi sono andato a leggere l'intervista al ricercatore americano che seguiva questo studio era completamente diversa. Lui diceva: Io sono andato lì e mi immaginavo tutta gente in salute che mangiava bene tutto quanto, invece sono entrato dentro, vedevo tutti i vecchietti al bar, chi fumava, chi beveva il grappino, chi beveva la birra e nessuno si muoveva dalla mattina alla sera. Poi hanno detto che tutta questa longevità dipendeva dal rosmarino: noi dobbiamo sempre trovare un qualcosa, o l'alimento o il gene, certo che ci danno quella longevità, ma alla fine se ci pensi è tutto il contesto sociale e anche quello che mangi, però non è quello che mangi, è tutto l'ambiente che noi abbiamo intorno. Allora ciò che stai dicendo adesso mi riporta proprio al titolo del tuo ultimo libro che vi ricordo è già disponibile su Amazon e si chiama Un esperto di troppo. Eh, proprio perché l'esperto di turno magari individua nel rosmarino o individua in quel prodotto, in quella situazione, in quel gene, eh, l'agente miracoloso, ma così non è perché stiamo parlando proprio di una, una situazione più ampia a 360 gradi. Eh, di cosa parla allora un esperto di troppo? Ma il libro, diciamo alla fine parla soltanto del, dei dubbi che hanno soprattutto i pazienti quando vengono da me. Che mi dicono magari. Io quando gli dico l'acqua bisogna bere il giusto. Non bisogna bere tanta acqua come ti raccomanda chiunque, perché non ha senso come raccomandazione. Un litro e mezzo due al giorno per intenderci. Sì, ma una raccomandazione. Cioè se tu ci pensi sì. non ha senso perché io e te siamo due persone diverse, giusto? Certo. Tu come fai a dire quanta acqua devo bere io e quanta acqua devi bere tu? Mm. No, è una domanda che ti ah, fa. Ah, non lo so, immagino che si tratti quando ci sono queste raccomandazioni di una media. È chiaro che poi non può essere perfetta per tutti. Eh sì, però la media non è corretta, infatti non è corretta per tutti. Quindi non puoi dire bevi un litro e mezzo oppure bevi quanta acqua possibile. Per esempio, una cosa semplice, una raccomandazione semplice sì? sull'idratazione che può dar chiunque e ti dice quanta acqua devi bere, realmente, è il colore delle urine. Ok. Se io ti dico bevi finché le urine, diciamo, non sono gialline quasi chiare e li smetti. Tu a quel punto bevi il quantitativo giusto di acqua, che per qualcuno potrebbe essere 1 litro, per qualcuno potrebbe essere 3 2. litri, c'è gente che okay. beve anche 3-4 litri. Certo. Non è che io dico bevi poco, nel senso che se uno lavora fuori d'estate, cavolo se beve, e beve anche parecchio, ma se uno, ecco, sta seduto tutto il giorno Magari gli basta mezzo litro d'acqua, perché l'idratazione, ad esempio, dipende al 90% da quello che mangiamo. Tu visto che vai in bici, no? Come si idrata uno sportivo? Con l'acqua e sali minerali, giusto? Non gli danno soltanto l'acqua. No, non gli danno soltanto. Si prende un mix di acqua, sali minerali, a volte anche carboidrati, perché così certo. gli danno energia. L'idratazione è proprio questo, non è acqua. Se uno dice a una persona bevi acqua per idratarti, non ha senso, perché se vai all'ospedale disidratato non ti danno un bicchiere d'acqua, ti fanno la flebo con acqua e sale. Quindi la cosa importante è l'acqua e i sali minerali. I sali minerali ce li prendiamo dall'alimentazione. Quindi il primo passo diciamo, per, per l'idratazione è vedere come mangiamo. Poi in base a come mangiamo abbiamo bisogno di acqua. Se uno mangia bene magari ha bisogno di un bicchiere d'acqua al giorno, due, tre. Se uno mangia male ha bisogno di quel litro e mezzo. Due, ma tutto dipende dall'acqua che assumiamo con gli alimenti, dai sali minerali che assumiamo con gli alimenti. Non, dipende, non è una raccomandazione che posso dare a chiunque. Nel libro appunto che si chiama Un Esperto di Troppo, ci sono tante domande, ecco, come questa sull'acqua che fanno diciamo, i pazienti normalmente. Qualche altra, per fare un esempio, e incuriosire il nostro pubblico, informare il nostro pubblico? Eh, che non lo so, magari si parla del discorso dei cereali integrali. Mm. Si parla anche del discorso del dimagrimento, perché la maggior parte delle persone che si rivolgono purtroppo al nutrizionista si rivolgono per, per un discorso di peso, quando dovrebbero rivolgersi soprattutto per un discorso di benessere fisico. Ecco lì magari, tornando al discorso degli esperti, porto anche degli esempi, ne porto pochissimi, ma diciamo negli anni me ne sono capitati veramente tanti in cui sono stati gli esperti che hanno rovinato la vita alle persone. Ad esempio, poco tempo fa, parlai con una persona che ha un capitolo anche del libro, che adesso non cammina più. Diciamo, è quel livello di obesità che si trova sulle trasmissioni televisive. Ok, americane. eccezionale, diciamo. Sì. E lei praticamente era una persona con un peso, diciamo, con un sovrappeso, ma non eccessivo tanti Anni fa fece una dieta con anfetamine, con quella dieta perse in, pardon, in autonomia o consigliata dall'esperto, dal dietologo? Consigliata dall'esperto. No, okay. l'anfetamina non puoi prendertela le Infatti, da solo no, no, ho chiesto, ma per essere chiari e per far capire, insomma, E quindi, questo è il tipico esempio in cui l'esperto fa un qualcosa, lei è dimagrita, da lì. A livello psicologico è andata fuori di testa, non fuori di testa nel senso come persona, ma fuori di testa a livello alimentare. E da lì ha fatto abbuffate immense quasi tutti i giorni. E ha raggiunto pesi veramente elevati, ha superato tranquillamente 100 kg, 120, 130. E poi è tornata ancora da un altro esperto, su un ospedale di Roma, una clinica importante seguita da un primario e da tutto lo staff di cui ne parla benissimo quindi non, non sto commentando in maniera negativa la cosa il problema è uno solo che lei è stata in quella clinica qualche anno fa perse mi ha detto 20-30 kg però adesso ne pesa una cinquantina in più quindi il risultato non c'è stato io per esempio quando parlo con le persone gli dico sempre l'attività un nutrizionista sul dimagrimento si valuta almeno a 5 anni, non si può valutare in 3 mesi o in 2 mesi, eccetera, eccetera, si valuta nel tempo, se tu hai fatto il lavoro vero, quel lavoro devi ritrovartelo dopo tanti anni. Ecco, lei per esempio ha fatto tutte le cose giuste, è stata benissimo di qua e di là, però non ha risolto il problema, anzi, anzi. l'ha accentuato. Questa è la cosa importante da comprendere, che cioè noi non dobbiamo affidarci all'esperto io adesso magari vengo qui sono intervistato come un esperto però, Assolutamente. però nel mio lavoro quello che faccio è questo pongo delle domande alle persone gli faccio venire dei dubbi in mente e gli mostro anche un ragionamento una linea di pensiero da con per condurlo diciamo al risultato io dico sempre che la soluzione non è fuori di noi è dentro di noi dobbiamo un pochino trovare qual è questa soluzione, perché una persona come quella dell'esempio, no? che è stata da un professionista e è successo quello che è successo, poi è andata da un altro professionista, che è un professionista vero, ha fatto il suo lavoro in maniera ottimale, però non ha risolto il problema, io sono una persona pratica e quello che a me piace è vedere la persona che se ha un problema lo risolve, come a me, se io ho un problema preferisco risolverlo. Non cioè non posso portarmela Chiaro. avanti a vita perché mi rivolgo a questo esperto, all'altro, all'altro. Quindi questo libro diciamo, fa un pochino ragionare e così almeno le persone possono anche rivolgersi all'esperto ma capiscono anche qual è l'esperto giusto per quel loro problema. A questo punto la domanda è chi lavora però per il benessere delle persone, chi lavora per la salute delle persone, perché è da questa domanda no? cos'è la sì, salute delle allora, partiti? Per la salute delle persone, secondo me, lavora chiunque, chiunque ti fa stare bene. Allora, abbiamo detto che la salute è un discorso di benessere fisico, quindi qualsiasi persona che ti dà un benessere fisico, io diciamo lavoro sul, sulla nutrizione, sul metabolismo, posso in molti casi migliorare il benessere fisico della persona, ma il benessere fisico della persona te lo migliora anche un personal trainer, te lo migliora anche... Un amico che ti dice: A ecco, te che piace andare in bici, ti dice tutti i giorni andiamo a farci il giro in bici. Quello che ti stimola a muoverti, che ti stimola a star meglio a livello fisico. Quindi non c'è bisogno dell'esperto, va bene anche il vicino di casa, basta che ti dà dei consigli, che ti fa fare qualcosa, che ti fa star meglio a livello fisico. Poi c'è anche il discorso mentale: qualsiasi persona che ci fa star meglio, tutte le persone positive. Quindi quelle non sono esperti, non sono dei medici, non sono degli psicologi, non sono degli psichiatri, ma hanno un'influenza su di noi fortissima, come tutte le persone negative hanno un'influenza, o gli ambienti negativi hanno un'influenza su di noi immensa. Quindi capisci bene che non è tanto l'esperto che ti tira fuori dai guai, sei te dentro di te che devi tirarti fuori dai guai e devi frequentare diciamo, certi ambienti e se puoi evitare altri ambienti frequenti più quelli potenzianti e quelli depotenzianti e poi c'è la cosa più importante che è lo Stato perché c'è il discorso sociale anche il benessere sociale e lì lo Stato dovrebbe aiutarti nel senso lo Stato dovrebbe aiutare a tutte le persone ad avere una certa dignità perché quella è quella che poi fa la differenza Abbiamo su questo anche un esempio molto specifico, molto interessante, devo dire che potremmo ridefinire come un esempio da un milione di dollari. <ride> sì, guarda, te l'ho raccontata prima, adesso la raccontiamo anche al eh, pubblico. Eh sì, secondo me merita, è interessante molto. È una storia, allora, non mi ricordo né il nome né lo stato americano, però hanno fatto una ricerca in uno stato americano su un paziente soltanto. Allora, questa persona era un senza tetto, dedito all'alcolismo, un pochino alla droga, quello, diciamo, visto quando uno perde un pochino tutto, si rifugia in queste cose, e hanno visto che questa persona è costata allo Stato un milione di dollari nel tempo fino al giorno in cui è morto. Ecco, allora se quella persona, lo Stato, gli dava una casa, gli dava un lavoro, quindi poteva anche diventare socialmente utile per la società, magari... Aveva molti meno problemi perché con l'alcol magari Chiaro. ne prendeva molto di meno e diciamo, a livello sociale il costo sarebbe stato molto ma molto più basso. Invece, noi purtroppo ecco, diamo questo degrado sociale che, ribadisco, fa parte della salute e non facciamo nulla per migliorarlo. Ad esempio, quella paziente, quella persona che ti ho detto che adesso non cammina nemmeno più, ha problemi con il lavoro perché certo. nessuno la fa più lavorare. Si capisce. Se lei lo Stato le direbbe, guarda. Mm -hmm. Ti dico, ti do il lavoro con l'obiettivo di perdere 20 kg l'anno. Secondo me quella persona perderebbe tranquillamente 20 kg l'anno, perché gli dà un benessere psicologico, gli dà un obiettivo e lì veramente ottieni il risultato e dopo 5 anni magari trovi una persona a un nuovo peso. Invece se gli dici soltanto dimagrisci, gli dà anche tutti, tutti i mezzi possibili e immaginabili. Però se a livello mentale, se a livello sociale poi la vita non è quella che vuole, non, quello stimolo finisce. Il giorno che esci dalla clinica, come ha fatto lei, è tornata come prima e lì dipende molto. Eh, a quel punto ci rientra lo Stato che deve darti una mano. Bisogna comunque conoscermi, mi pare di capire, dottore. Bisogna conoscere molto, bisogna conoscersi molto, bisogna conoscere ma, molto se stessi. È quello alla fine il segreto. Perché poi, visto della salute, adesso se ne impossessano i medici, ma il medico lavora sulla malattia, è una piccola parte della salute. Non so tu quando vado dal medico, ma io vado dal medico quando sto male. Il sì. ruolo su una diagnosi e poi una cura. Chiaro. Chiaro. Perché poi il medico, se uno lo mette troppo sul discorso della salute, diventa negativo. C'è sempre uno studio, ad esempio, degli anni 30, quando c'è troppo interventismo, no? perché se tu vai dal medico spesso, lui ti dice sempre stai bene, non devi prendere niente, dice ma questo mi dai soldi così, no? deve darti sempre un qualcosina. No? E sull'intervenire troppo, per esempio uno studio degli anni 30 l'hanno fatto su dei ragazzini piccoli, mm -hmm. erano poco meno di 200 a New York, li hanno portati da un medico che si occupava, che ha guardato le tonsille dei ragazzi e diciamo intorno al 40-45% dei ragazzi ha detto che dovevano operarsi le tonsille, l'altra parte no. Poi hanno preso i ragazzi che non dovevano operarsi, sì. li hanno portati da un altro medico. 40-45% di quei ragazzi dovevano operarsi, l'altro 65% no. Li hanno portati dal terzo medico, stesso discorso. Un 40-45% dovevano operarsi e gli altri no. Ti dico, hanno portato soltanto quelli che non dovevano operarsi okay, è, da ogni chiaro. medico. È l'interventismo che spesso c'è in medicina, questo è pericoloso, anche con Michael Jackson. È morto perché il medico gli ha dato troppi medicinali, questo intervenire troppo, il discorso che facevamo nell'altra puntata dell'antifragilità, è questo importante stimolare nella persona, non sempre questo interventismo, questo renderci fragili. Alleniamoci a vivere, quindi cercando di conoscere il più possibile noi stessi e facendo tutto ciò che è... È necessario, che sentiamo necessario per rimanere in salute, questo potrebbe essere, diciamo, un'estrema uh, sintesi, molto estrema chiaramente, di quello che è stato detto in questa puntata ed anche nella precedente, la 272, che ritrovate sul nostro canale YouTube, che è dedicata appunto all'antifragilità. Mentre in questa abbiamo citato in più di un'occasione un libro che vi invito a leggere, si trova su Amazon e si chiama appunto Un esperto di troppo. Grazie. Preto. Grazie molto allora al dottor Massimo eh, Gentili, ricercatore indipendente che si occupa di nutrizione e metabolismo. È stato un piacere averlo con noi per approfondire questi temi anche diciamo da un punto eh, di vista in cui crediamo tanto ma che possiamo considerare senza offesa un filo inusuale. Sì. sì. Bene, <ride> questa è una cosa buona, questa credo che sia veramente una cosa buona, perché naturalmente bisogna conoscere eh, tanto e sempre di più per sapersi poi orientare, capire insomma il mondo in cui siamo immersi e soprattutto capire noi stessi. Grazie per essere rimasti con noi, grazie al dottor Gentili l'appuntamento come sempre, alla prossima settimana. Grazie a tutti.